Ma no, lo dedico a tutti gli italiani, sono qua, gioco nell'Italia, quindi è giusto che venga dedicato a tutti gli italiani. Poi follia, no, in quel momento mi sentivo di fare quella cosa e secondo me era la cosa più giusta da fare, non penso sia stata una cosa folle, sono cose che ti vengono in quel momento e a me mi veniva da farle. Sì, non ho esultato perché stavamo perdendo, quindi era un gol, ma per equilibrare un po' il risultato, quindi non c'era niente da esultare. Penso che finché ci saranno Messi e Ronaldo, così penso sia quasi impossibile arrivare davanti a loro. E adesso siamo qua, siamo nelle prime quattro, però non abbiamo ancora fatto niente perché l'obiettivo è arrivare fino in fondo. Ecco, si può dire che il centrocampo dell'Italia è all'altezza di quello di Xavi, quindi di quello spagnolo? Sì, penso di sì, siamo più o meno sullo stesso livello, loro hanno questi due o tre grandissimi giocatori, noi ne abbiamo altri, forse magari più o meno tutti sullo stesso livello siamo noi, ci siamo 4-5 grandi giocatori e penso che durante tutto l'Europeo, ma anche nelle qualificazioni, abbiamo dimostrato di poter essere alla pari a loro. Ma io non ho mai parlato male del Milan, anche perché sarebbe ingiusto, ho fatto 10 anni fantastici, i migliori della mia vita, quindi non avevo niente contro loro, contro nessuno, solo ho detto come sono andate le cose e basta, ho detto solo la verità, quindi non avevo